Stasera presentiamo il libro di Valentina Corsi. Vive tra l'Italia e la Cina, esatto. E la Cina, quindi non ha abbandonato l'amore della sua patria, però in realtà il lavoro l'ha portata in altri lidi. Allora, il suo libro di racconti dal titolo Dream Big, racconti brevi, brevi ma sostanziosi direi, è sicuramente originale sia per come sono costruite le scuole, le storie, quasi avessero sempre una morale sottesa, e sia per lo stile asciutto, profondo, con delle frasi disseminate qua e là, quasi fossero degli aforismi che fanno riflettere. Io amo moltissimo il romanzo che riesce però anche a far pensare, non soltanto a raccontare la storia, ma ogni tanto a far diciamo, ricordare quelli che sono i momenti della nostra vita, quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre sensazioni. Nel racconto ci sono appunto, come dicevo, tutti i sentimenti del vissuto umano, l'amicizia, la famiglia, e chiaramente poi lei è un esempio di come la famiglia possa essere meravigliosa con la sua bimba, il suo marito, la famiglia, l'infanzia e i genitori che lei può aver visto sia come la sua funzione di genitore sia anche come i suoi di genitori. E questi sono descritti con una definizione poetica, dice: i migliori custodi degli auspici per la realizzazione dei sogni dei loro figli. Ecco, i sentimenti e gli stati d'animo sono spesso anche contrastanti, quindi c'è il bene e il male, proprio biosa biosa, come dicevano i greci, la vita e la volubilità, però non sono mai scontati, e il lettore peraltro li ricava andando avanti, cioè più va avanti e più entra nella storia e entra nei personaggi. Ecco, il libro ha un'altra particolarità, perché è un libro originale, questo l'ho detto, io quando dico le cose di solito non le dico per piacere, ma perché ci credo, che è diviso in due parti. In una parte ci sono i racconti veri e propri, nell'altra, che è una sorta di appendice, quindi molto originale, di cui poi appunto Valentina ci spiegherà la motivazione. Allora, ecco, al limite, dici un attimino, ecco, perché hai fatto questa distinzione che normalmente nei libri non si trova. Sicuramente la parte dell'appendice, quindi la seconda sezione, ha una vita a sé, quindi è nata come un progetto a sé stante, contemporaneo comunque alla stesura dei racconti, quindi il periodo della scrittura è lo stesso, però è nato più legato al fatto che io per diversi anni ho tenuto un blog. E poi dopo, quindi c'è l'interscambio con le persone, esatto, quindi era proprio la scrittura, cioè, tipicamente come è nata e cresciuta in questi ultimi anni, anche se poi l'ho aperta nel 2008 in realtà, quindi è già insomma parecchio tempo. Quindi la scrittura estemporanea, diciamo, con autore, lettore, anche più, magari più introspettiva, meno ricercata di quello che può essere la struttura di un libro. Col passare del tempo un po' il ritmo di questo tipo di lavoro si era un po' stancato, un po' perché adesso siamo bombardati sui social, su internet, da tutti i vari tipi di scrittura, pubblicazioni di tutti i tipi. E questo strumento che ho utilizzato, adesso per dare un attimo la cornice, all'inizio, alla metà dell'anno scorso ho iniziato questa diciamo appendice, questa esperienza chiamata letterine che arrivano dappertutto. E lo strumento tecnico è quello della newsletter, che spesso viene utilizzata per pubblicità, insomma comunicazioni commerciali. E la mia idea è quella stata invece di andare a arrivare in casa sostanzialmente del lettore con una lettera che sembrasse arrivata dal nulla, quindi con nessun ordine cronologico, quindi un'indicazione cronologica sì, però nel loro complesso queste lettere non avevano un... Senza conoscere l'interlocutore, perché appunto a una newsletter possono associarsi, diciamo, inserendo proprio loro indirizzo email, chiunque. E proprio l'idea era quello di dire: questo è un messaggio nella bottiglia. E così è stato, quindi più o meno una volta alla settimana arrivava questa letterina con le sue ali, e poteva essere inviata dal presente, dal passato, dal futuro e da qualunque parte del mondo. Ecco, tu hai ideato la teoria dello scooter.
La leggiamo? Le vuoi leggere? Sì. Questa cosa un po' originale, un po' particolare. Allora, siamo alla fine di un racconto, c'è un po' scrittum. La teoria dello scooter. Chi rientra nella teoria dello scooter ha solo due modalità, fermo o veloce, di corsa o seduto. Ad esempio, noi non ci siamo conosciuti e siamo stati fermi per 2 anni, in pausa. Poi, in un attimo, ci siamo messi insieme, andati a convivere, fidanzati, sposati, cambiato, ristrutturato, regalato casa, cambiato continente e fatto un figlio. Chi viaggia in scooter ha la felicità dal fiato corto. Non si esaurisce velocemente, ma si autoalimenta in un crescendo di entusiasmo che porta ogni volta, assestato un pezzo di vita, a volerne conquistare uno nuovo, diverso. È irrequietezza, non si cammina, non si possiede nemmeno una Ferrari per correre comodi nell'abitacolo ergonomico. Se corri in sala uno scooter, il vento te lo becchi tutto. E quando si tratta di agguantare un momento di felicità incondizionata, la vita normale fatta di amici, bar, abitudini che tendono a ridisegnarsi anche in nuovi luoghi, scompare. Si monta sullo scooter, si infila la scodella e si spacca il filo del gas. È una cosa da utilizzare. È una bella teoria filosofica, ma un po' pop, però beh, insomma. E vuoi dire qualcosa su questo? No, vogliamo andare. Possiamo dire qualcosa. Sì, anche qua il racconto. Allora, questo per nota, visto che abbiamo parlato del fatto che vivo all'estero, è l'unico racconto che dal quale si evince che la scena, anzi, non è l'unico, ma uno dei pochi. Certo. E da quella che si evince che la scena è vissuta all'estero.